Buongiorno a tutti e grazie di essere così numerosi oggi qua. E sono anche contento che ci siano varie persone che ci stanno seguendo in streaming. Sono anche contento perché è veramente un'iniziativa lodevole e grazie per avermi invitato. Marta Chiriatti è stata molto, molto determinata ed è da giugno che andiamo avanti organizzando questo incontro, che spero per voi sia veramente interessante. Così come interessante è l'opportunità che l'Europa offre da tanti anni ormai nel tutelare la natura italiana ed europea. L'Italia eccelle nella quantità di habitat e specie rarissime o anche meno rare e nella bellezza dei paesaggi. Quindi, grazie a questi strumenti, potremo veramente mettere la nostra professionalità, dare alla nostra professionalità degli strumenti economici per realizzarla. Alcuni di noi hanno finito adesso di studiare, altri lavorano. Sappiamo quanto sia importante anche avere delle capacità gestionali e non solo, diciamo, ricercare la natura delle cose come ricercatori o come esperti, ma anche trovare le fonti di finanziamento e saperle utilizzare. Quindi io mi aspetto che in questi 3 giorni romperemo quel ghiaccio che c'è tra aver studiato o aver lavorato in un settore e il finanziamento europeo LIFE. Quindi facendo molte esercitazioni, ascoltando anche i racconti di chi tra noi magari già ha partecipato a questi progetti. Io ho iniziato nel 2001, nel 2000 se consideriamo anche l'esperienza in Spagna come Erasmus, e ho lavorato per la Commissione europea per 6 anni come monitor e controllore quindi di questi progetti in tutta Italia. In quegli anni ho avuto la fortuna veramente di conoscere moltissime realtà e progetti veramente appassionanti, dalle tartarughe marine di Linosa fino a specie botaniche sul vulcano delle Eolie. E ho imparato molto anche a come tutta la parte burocratica che c'è dietro. E da qualche anno coordino progetti LIFE, in particolare due ultimamente, entrambi sulla rete Natura 2000 e insegno queste materie in master e corsi. Da marzo inizio a Bologna il mio corso all'interno della Scuola di Scienze, nella laurea magistrale in conservazione della natura e il corso si chiamerà Progettazione europea per la natura e l'ambiente, che ha proprio l'obiettivo in grande, diciamo, di fare quello che facciamo in questi 3 giorni noi, cioè dare ai biologi, ai naturalisti e agli interessati degli strumenti pratici per approcciare i finanziamenti e quindi poterli utilizzare. Grazie quindi a tutti voi che avete pensato a voi stessi e dedicare questi giorni alla vostra formazione. Sono certo che sarà interessante se tutti assieme collaboreremo anche alle esercitazioni. Se ci sono cellulari, suonerie, eccetera, magari abbassiamole così non ci distraiamo. Grazie. Allora, io parto sempre sul generale e poi vado nello specifico. Oggi sappiamo tutti quanto sia difficile appunto parlare di progetti europei. Se ne parla tantissimo, ma poi in realtà ci sono degli ostacoli. Gli ostacoli che sono dovuti appunto al fatto che ci sono delle parole, dei termini, dei finanziamenti europei che sono un po' difficili e che quindi bisogna conoscere e queste già ci allontanano un po' dal tema. In più c'è un gergo tecnico che invece conosciamo magari perché ci occupiamo ad esempio di gestione costiera piuttosto che di habitat terrestri o marini. È difficile poi imparare da chi elabora questi progetti, perché non c'è molta, diciamo, possibilità di vedere progetti già finanziati. Quanti di voi, ad esempio, hanno fatto parte di staff di progetti LIFE o che hanno in qualche modo trattato progetti LIFE nei loro studi? Una persona su, due persone su 50. Prego. Sì. Meglio, sto anche più comodo. E i potenti mezzi della Regione Puglia. Grazie. E quindi due persone su 50.
Voi avete avuto l'opportunità di entrare proprio nel merito, soprattutto lui che è una vecchia volpe dei progetti Life Natura, adesso ti ho smascherato, che ringrazio per essere venuto qui, comunque un segno di stima. Ma appunto gli altri ostacoli che noi troviamo sono veramente forti. La poca possibilità di apprendere da chi le elabora, molta teoria disponibile, troviamo un sacco di siti che ci spiegano che cos'è life, ma poi in concreto, cioè da dove si parte, cosa si inizia a fare, da dov'è che dobbiamo iniziare a scrivere un progetto? Qual è il progetto che avrà più chance di partenza? Uno molto di ricerca applicata oppure uno molto sul campo che andrà, chi lo sa? C'è la necessità di aggiornamenti continui e anche di memoria che io non ho, infatti devo sempre guardarle le mie slide. E questo è importantissimo perché è necessario leggere molto oppure frequentare un corso e quindi in poco tempo attingiamo molte informazioni che poi potremo corroborare dallo studio delle carte. Iniziamo subito con un po' di teoria. Allora, Life è un finanziamento di tipo diretto. Cosa vuol dire? Che il nostro interlocutore sarà sempre la Commissione Europea e l'Agenzia della Commissione Europea che gestisce il finanziamento. Quindi, a differenza, ad esempio, del finanziamento europeo, grazie al quale siamo qui, che è il Fondo Sociale Europeo gestito dalla Regione Puglia, delegata a cascata dallo Stato italiano e dalla Commissione Europea, quindi una lunga serie di passaggi, l'AIFA è un finanziamento di tipo diretto. Non è l'unico, ad esempio, ci sono anche i fondi per la ricerca, Horizon 2020, che sono anche quelli di tipo diretto. Invece i finanziamenti di tipo indiretto sono quelli cosiddetti strutturali, di cui tanto a volte si sente parlare, che sono quelli invece appunto del Fondo Sociale Europeo che cofinanzia questa iniziativa, o del Fondo Agricolo di Sviluppo Rurale, ovvero il finanziamento che paga gli agricoltori per produrre in maniera diversa o meno, o vedremo poi, oppure quelli della cooperazione territoriale europea, cioè di quei finanziamenti Interreg che permettono ai paesi di cooperare per affrontare dei temi specifici. Chi mai di voi ha sentito parlare di finanziamenti Interreg? Uno, due, più di uno. Del resto la regione Puglia era in un'area di cooperazione con la quale ha svolto anche progetti molto naturalistici, se non sbaglio, se non ricordo male. Quindi questa è un'importante differenza. Cosa vuol dire operativamente? Che l'Unione Europea manderà una lettera a noi una volta che avrà selezionato il nostro progetto, che il nostro progetto lo avremo spedito direttamente a Bruxelles e non alla Regione o allo Stato italiano. Vuol dire che in corso d'opera il nostro progetto verrà valutato da dei funzionari europei e da dei delegati, che sono invece italiani. Vuol dire che effettivamente quando avremo fatto qualcosa di buono o di non buono durante questo progetto ci arriveranno delle lettere proprio da Bruxelles. Quindi è tutto molto diretto. Vuol dire anche che i pagamenti dell'Unione Europea di cofinanziamento del progetto avverranno da una banca belga a una banca italiana, quella del proponente beneficiario del progetto. E quindi questa differenza è importante perché da questa dipende poi tutta una serie di caratteristiche dei progetti LIFE di quando noi andremo a scriverli. Quali sono le caratteristiche generali che i finanziamenti europei devono avere? Le ho sintetizzate qui. La coerenza del progetto alla politica europea da supportare. L'Unione Europea finanzia delle iniziative che siano coerenti con delle linee guida decise a livello europeo. Se a livello europeo si è scelto puntare sulla riduzione della CO2, ovviamente i progetti che vanno a ridurre la CO2 saranno ben accetti. Se l'Unione Europea ha deciso, entrando nel tema naturalistico, di lottare contro le specie alloctone, ad esempio quelle che infestano gli habitat dunali, costieri, eccetera, o quelle che presenti nei mari, allora un progetto sulle specie alloctone sarà sicuramente ben gradito, perché è coerente con la politica ambientale europea. Un buon rapporto costi-benefici. Ovviamente i soldi sono pochi, la concorrenza è molta, i progetti che vincono sono quelli che offrono molti vantaggi a un prezzo ragionevole.
che non vuol dire troppo basso, perché sarebbe anche sospetto, diciamo, proporre molto, ad esempio ricostruire le dune su 20 km di costa a poco prezzo, tipo 200.000 euro, è assolutamente ridicolo, è poco realistico, è un progetto che perde, è un progetto di questo tipo. Ma un buon rapporto costi-benefici, cioè basato sulla realtà delle cose, è assolutamente un fattore necessario. E così anche negli stipendi che andremo a dettagliare nel progetto, questi devono essere reali, realistici, non troppo alti, non troppo bassi. Spesso è necessario avere più partner di paesi diversi. È la tipica caratteristica dei finanziamenti europei. Ecco, in LIFE questa caratteristica non c'è. Quindi è un valore aggiunto, sì, costruire un progetto con, non so, dei partner della Spagna, e quindi la Francia magari, sicuramente dà un valore aggiunto europeo maggiore, però non è necessario, e questa è una particolarità. Quindi è possibile anche lavorare e creare dei progetti solo locali. E, ad esempio, Antonio, il progetto che tu segui è focalizzato su un'area specifica o è internazionale? Uno è internazionale. Una regione del Portogallo e una provincia italiana. E l'altro è esclusivamente provinciale grossetano, diciamo. Ecco, quindi sono possibili entrambe le opzioni. Ovviamente quella più complicata è quella internazionale, perché è necessario che il progetto sia scritto in inglese, come nella maggioranza dei progetti europei. Nell'ambito di LIFE invece è possibile scrivere un progetto solo in italiano, con solo una sezione in inglese che è quella della descrizione del progetto sintetica, quindi l'abstract. Questo è un grande aiuto, perché permette, insomma, chi magari con l'inglese non sa offrire un livello standard alto, di presentare comunque un progetto. E il valore aggiunto europeo non è solo l'internazionalità, ma anche il fatto che il nostro progetto possa, durante la sua vita, sperimentare delle soluzioni a un problema ambientale che è un problema condiviso anche da altri paesi. Quindi l'Unione Europea finanzia iniziative che possono essere in qualche modo un faro per altri europei. Quindi il progetto a Valencia di ricostruzione costiera ha senso, ha valore aggiunto europeo, perché? Perché se andiamo a vedere quel sito lì, danno un sacco di linee guida su come implementare le stesse cose in altre zone del Mediterraneo, ad esempio. Quindi la replicabilità del progetto. Un certo grado di innovazione. Questa è una caratteristica importante. Vedremo che ci sono vari tipi di progetti LIFE e i progetti LIFE, natura e biodiversità, hanno una necessità di innovazione, diciamo, limitata rispetto agli altri. Quindi noi, ovviamente, se proponiamo un progetto molto innovativo è sicuramente gradito, però non c'è questa necessità stringente nell'ambito di LIFE, natura e biodiversità. E poi è importantissimo seguire le regole dei bandi e vedremo le linee guida molto chiare che la Commissione europea mette a disposizione, e che sono proprio molto pratiche, vanno proprio assolutamente a livello molto tecnico di quello che loro si aspettano. Quali sono gli svantaggi dei progetti finanziati dall'Unione Europea? Sono gli svantaggi che ho riassunto qui. Gli enti che sostengono questi progetti hanno dei costi amministrativi aggiuntivi, perché realizzare un progetto è un aggravio rispetto a quello che fai normalmente. Mettiamo il caso di un comune o di una regione. I comuni e le regioni hanno i loro compiti. Occuparsi di un progetto europeo è ovviamente un compito che si aggiunge, quindi anche i funzionari che lavorano stabilmente per questi enti si sentono aggravati di un carico maggiore di lavoro. Questo non è un ostacolo da poco, perché nessuno obbliga le persone a lavorare nello stesso tempo a più cose, ed è spesso uno degli ostacoli nel proporre nuovi progetti. La rendicontazione è specifica. Quando rendicontiamo un LIFE, chi c'è dentro lo sa bene, insomma, c'è dei moduli da seguire diversi da quelli che gli enti normalmente utilizzano. Sono tutte cose molto logiche, non pensiamo chissà che, però che sono diverse da quelle che vengono già fatte. Poi il controllo tecnico e finanziario dell'Unione Europea. L'Unione Europea manda degli ispettori una volta all'anno, cascasse il mondo, a tutti i LIFE,
E quindi non sono controlli a campione, ma sono controlli, un controllo all'anno per ogni progetto. Questo controllo è sia sul campo che sulle carte, quindi non è possibile, diciamo, uscire dai binari che noi abbiamo scritto nel progetto, perché ricordiamo sempre che il progetto LIFE lo scriviamo noi. Quindi l'Unione Europea ci indica un quadro generale di temi, noi siamo liberissimi di proporre nell'ambito di quei temi il progetto che vogliamo. Con questo ci differenziamo da altri tipi di finanziamenti, quelli della ricerca, dove vengono invece richiesti dei progetti specifici. Cioè, lo vedremo più tardi, la Commissione Europea fa uscire dei bandi specifici relativi a temi molto molto dettagliati. Molto tempo per coordinamento e per il controllo della qualità del progetto. Soprattutto se un progetto è composto da più partner, sappiamo, chi ne fa parte sa benissimo quanto tempo è da dedicare nella tenere assieme la squadra, nel contattare tutte le varie istituzioni o enti o associazioni che fanno parte del progetto, quindi riunioni su riunioni, scambi di email, per far andare bene avanti il progetto. Io sono project manager di due progetti e entrambi hanno un minimo di 7 partner, quindi tanti per un LIFE. È anche avvincente, diciamo, tenere assieme queste due squadre. Con una ci vediamo, diciamo, più spesso e ci sentiamo più spesso, con l'altra invece sono due progetti diversi, cerco di fare meno riunioni possibili, meno scambi di mail possibili e più incontri diretti, perché è una zona dove funziona più quello. Nell'altro progetto invece funziona di più l'email, funziona di più la riunione anche telematica, eccetera. Quindi a ogni progetto bisogna adattare la gestione al caso specifico, e comunque impiega molto tempo, e anche controllare la qualità di tutti i documenti che ogni ente è chiamato a produrre. Non vi spaventate, però vedo già degli sguardi che dicono: "Addio, cacchio, andiamo verso cose difficili". No, no, è tutto più semplice di quanto sembri, solo ci vuole del tempo, sia per imparare che per gestire poi il progetto una volta approvato. Vari miei allievi di altri corsi hanno elaborato progetti, questi progetti sono stati selezionati e stanno lavorando in questi progetti, quindi hanno avuto questa iniziativa di presentare a degli enti dei progetti e per fortuna sono andati, per fortuna e per bravura loro, sono andati in porto. È difficile fare modifiche in corso d'opera in questi progetti, quindi occorre pensarli bene dall'inizio. La fase di elaborazione del progetto è meglio che sia più lunga possibile, nell'ambito dei mesi comunque, proprio per evitare che poi, una volta approvato il progetto, ci troviamo di fronte a una cosa che è ingestibile oppure che ha dei grossi difetti. Nella fase di valutazione, raramente la Commissione Europea incide su aspetti macro del progetto, cioè su come è strutturato, ad esempio. A volte piccole mancanze possono essere dei grossi problemi. Ad esempio non aver previsto un coordinatore di progetto che sia realmente un coordinatore e non sia, ad esempio, il presidente della provincia che firmerà le carte. Ovviamente un presidente di un ente non può coordinare un progetto che è una cosa molto operativa. Ci vuole una figura specifica che va scelta o tra i funzionari o all'esterno. Quindi queste piccole cose si rivelano poi assolutamente necessarie. E modificarle è difficile, perché modificare un budget preimpostato è complicato in questi progetti europei. Mi è capitato di dover modificare il budget di un progetto in modo sostanziale, insomma è stato un lavoraccio. Alla fine la Commissione Europea però ha accettato questa modifica, che era ben argomentata, e quindi il progetto poi ha proseguito. Investimento economico iniziale, a cosa mi riferisco? Vediamo. Qual è il primo investimento che dobbiamo fare? Esatto, la spesa di tempo o economica che appunto devi impiegare per creare il progetto. Bravo. E, come?
che non viene rifinanziata dal finanziamento LIFE. Cioè il finanziamento LIFE inizia dal momento in cui il progetto è approvato e quindi tutte le azioni previste nel progetto sono non quelle precedenti, cioè creare il progetto. Quindi quello è un investimento economico o di tempo, perché se ci avvaliamo di un progettista esterno vanno trovate le risorse per pagarlo, e se invece ci affidiamo da risorse interne è tempo da dedicare, insomma almeno 3 mesi, ecco, se uno lo dovesse fare da solo almeno 3 mesi sono necessari, ecco. Ci sono delle domande? Una domanda da sub. Prego. Molto pratico. Un attimo. La capacità finanziaria del proponente e dei suoi partner, perché talvolta può capitare ad esempio di dover fare delle richieste di modifiche in corso d'opera e questo ritarda automaticamente anche i procedimenti di pagamento, perché si rendono necessarie delle verifiche da parte della UE, e dato che si lavora in gran parte con anticipazione della spesa, bisogna essere in grado di avere le risorse per poter anticipare le spese necessarie di progetto. Sì, lo vedremo oggi pomeriggio e domattina, questi aspetti un po' più di dettaglio, in modo che poi possiamo trattare tutte le possibilità che possono avvenire. Il ciclo di vita del progetto. Metto sempre questa slide perché è da chiarire subito il fatto che il nostro progetto si deve inquadrare in una programmazione esistente. Se parliamo di progetti natura, cioè che puntano sulla natura, quali sono le leggi europee relative al tema natura? Cioè il nostro progetto dovrà essere coerente con la programmazione europea nel settore. Vi viene in mente qualche linea guida, direttiva o legge europea? Prego? Direttiva Habitat, esatto. Quindi il nostro progetto deve essere una diretta implementazione della protezione che la direttiva Habitat sancisce. La direttiva Habitat, tra l'altro, è una direttiva, molte direttive, molto tecnica, molto dettagliata, che specifica esattamente che cosa? La protezione di differenti habitat più rari o più importanti dell'Unione Europea. Elenco che viene aggiornato costantemente dall'ingresso dei nuovi paesi nell'Unione Europea, perché certe consociazioni e anche certe specie non erano presenti quando l'Europa era costituita solo da 15 Stati membri. E quindi anche recentemente ci sono stati degli aggiornamenti. Allora, il nostro progetto deve essere quindi coerente con la direttiva Habitat, se ci occupiamo di Habitat. Altre leggi, linee guida, documenti che vi vengono in mente? La strategia marina, esatto, questo è un altro documento che quindi fa parte della programmazione. Quindi l'identificazione del nostro progetto deve avvenire sulla base di una coerenza con i documenti e le strategie europee. Che poi queste strategie abbiano delle declinazioni italiane, ad esempio la strategia italiana per la biodiversità, è importante e quindi andrà citato. Quindi nel nostro progetto, nella parte di contesto, poi vedremo come è fatto, il formulario, andranno citate queste fonti alle quali noi ci appoggiamo, quindi le norme europee, le direttive, la strategia marina se ci occupiamo di mare e le loro declinazioni italiane. Formulazione è proprio oggetto dell'elaborare il progetto. Il finanziamento, se siamo stati bravi, verrà finanziato. La realizzazione e poi la valutazione finale. Una volta che il progetto è concluso, saranno passati 3-4 anni, la Commissione Europea ci chiede un'autovalutazione del nostro progetto, sia dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista dei risultati a lungo termine che il nostro progetto potrà garantire. Parliamo quindi di
un ragionamento molto, diciamo, interessante sull'impatto ambientale che il nostro progetto, in senso positivo, che il nostro progetto ha avuto. E gli eventuali input che il nostro progetto fornisce di nuovo alla programmazione esistente, perché nessuno ha detto che la Marine Strategy rimarrà così per sempre o che la direttiva Habitat appunto rimarrà così per sempre. Ci saranno delle modifiche e tutti questi progetti possono contribuire a dare alla Commissione Europea delle novità per aggiornare tutte queste strategie. Il progetto migliore è quello che fornisce questi input. Ad esempio, molti progetti hanno permesso di aggiornare le carte d'identità dei siti Natura 2000, perché durante l'esecuzione dei monitoraggi sono state scoperte nuove specie, sono stati scoperti nuovi habitat, oppure si è scoperto che habitat che erano nella carta d'identità di questi siti, cioè le schede dei siti Natura 2000, non c'erano più, perché nel frattempo erano passati anni e purtroppo erano scomparsi. Quindi anche questa operazione di monitoraggio e aggiornamento dei siti è un'operazione che va quindi a chiudere il ciclo del progetto. Un attimo che prendo una cosa. Non scappate al bar, eh? Guarda che vi vedono comunque con le telecamere. Oh, ecco, trovato. Senza questo sono perso. Allora, iniziamo dunque a entrare un po' più nel merito della coerenza con le politiche ambientali in vigore, facendo un discorso sui trattati. Allora, i trattati europei sanciscono dei principi generali, tra i quali ci sono quelli della sussidiarietà, parole che insomma dicono poco, però dietro al quale ci sono delle cose molto pratiche. Sussidiarietà, ovvero l'azione di qualsiasi azione promossa dall'Unione Europea deve avvenire a livello territoriale, amministrativo più opportuno a trattare quel tema. Ovvero, se io faccio un progetto a livello sotto casa, non so, comune di Rocca di Sotto, e solo come comune di Rocca di Sotto inserisco tra le azioni quella di un piano d'azione nazionale sulla tutela dell'habitat dune con ginepro, non so, c'è qualcosa che non va, perché come faccio io comune di Rocca di Sotto a proporre un piano nazionale che abbia una sua efficacia se il mio progetto è composto solo dal comune di Rocca di Sotto, no? Non ha senso, il principio di sussidiarietà non è rispettato. Se io però in questo progetto coinvolgo un ente nazionale che si occupa di questo tema, metti caso il Ministero dell'Ambiente intende essere partner del mio progetto, allora proporre un piano d'azione nazionale nell'ambito del mio progetto del Comune di Rocca di Sotto e del Ministero dell'Ambiente ha un suo senso, perché il livello amministrativo gestionale è quello giusto, c'è il Ministero che dà un focus nazionale, quindi è giusto che uno possa proporre un piano d'azione nazionale, no? Questo per spiegarvi in soldoni il principio di sussidiarietà. Poi c'è il principio di precauzione. In genere non si applica nel nostro caso, nel senso che sono progetti che già tendono a migliorare l'ambiente. Vorrebbe dire, se abbiamo solo il dubbio che qualcosa che facciamo ha dei impatti negativi sull'ambiente, tac, fermiamoci, facciamo prima delle valutazioni e vediamo. Però potrebbe capitare il caso che progetti naturalistici abbiano al loro interno un qualcosa che non va bene, che potrebbe avere degli impatti negativi per delle altre specie. Magari il nostro progetto è sulla tutela di un habitat che è frequentato anche da una specie, modificando quell'habitat che pure necessita di intervento, andiamo a danneggiare una specie che nel frattempo lo utilizza. Quindi bisogna stare un po' attenti anche a questo principio di precauzione, cioè stiamo attenti che le nostre azioni che prevediamo nel progetto siano veramente favorevoli al complesso della natura e non solo ai suoi elementi singoli. Chi inquina paga.
Anni fa mi capitò di valutare per conto della Commissione europea un progetto che era ben scritto, molto dettagliato, scientificamente c'erano tutti i documenti che descrivevano questa zona, che era nel nord Italia ed era una palude formata da delle langhe di un fiume che nel frattempo si erano distaccate dal corso del fiume, che quindi si erano isolate, erano diventate palustri. L'ingresso di acque proveniva comunque ancora da un canale e questo progetto prevedeva di migliorare la qualità naturalistica non solo attraverso degli interventi per favorire le garzaie, eccetera, ma anche di creare un fitodepuratore, cioè un depuratore basato sulle piante, in modo che l'acqua in ingresso, che era inquinata, potesse entrare poi depurata in questa zona. Tra le pieghe del progetto c'era scritto che quest'acqua però era inquinata a causa del malfunzionamento di un depuratore a monte di un comune. Scusate i timpani, ho visto, due o tre sono saltati. E questo comune non era coinvolto nel progetto, quindi era il tipico caso in cui non era stato rispettato il fatto di chi inquina paga, quindi non c'era neanche un coinvolgimento di questo ente responsabile dello stato della zona nel progetto, così come non era quindi rispettato il principio di prevenzione, cioè che il più possibile sarebbe necessario ridurre i problemi ambientali alla fonte e non alla foce. Quindi per farvi capire come questi principi generali devono essere applicati anche nei casi pratici del progetto. Non sempre è così e non sempre vi ho fatto dei casi estremi per farvi capire appunto la base di questi principi. Non abbiamo tutti lo stesso background naturalistico o ambientale, quindi devo cercare di dare un po' una via di mezzo sulla conoscenza di questi principi. Poi esiste anche il settimo piano d'azione ambientale, che è diciamo la roadmap per migliorare l'ambiente in Europa. Esistono le strategie tematiche, come la strategia marina che abbiamo citato prima, e poi importantissime le direttive, habitat, uccelli, eccetera. Quindi ricordiamo che dobbiamo conoscere queste norme. Ma entriamo un po' nel tema di LIFE. Allora, LIFE è veramente un buon esempio di come si possa realizzare un finanziamento europeo che funziona. Ah, finalmente. Cioè, non di quelli che finiscono sui giornali come cattivi esempi, perché poi non è diciamo, colpa della Commissione europea se certe cose non vanno per il verso giusto. Ad esempio, qui, questa è un'iniziativa lodevole ed è nell'ambito di un finanziamento europeo. LIFE ha permesso di finanziare dal 1992, quindi è uno degli strumenti finanziari più antichi della Commissione europea, oltre 3.100 progetti in tutta Europa, quindi 3.100 iniziative di cui più della metà dedicate alla natura. Immaginiamo quante cose sono state fatte. Sono stati investiti 2 miliardi e 7 per la protezione di euro per la protezione dell'ambiente. I principali beneficiari sono stati enti pubblici, ma anche imprese. Per quanto riguarda LIFE Natura, soprattutto enti pubblici, perché ovviamente si tratta di enti che intendono avere dei finanziamenti per tutelare un tema che sappiamo bene non è molto finanziato dallo Stato o dalle regioni. Quindi avere dei finanziamenti europei in questo senso può essere di grandissimo aiuto. Alcuni di questi successi li abbiamo anche sentiti sugli organi di stampa, la scoperta di moltissimi siti di nidificazione di tartaruga marina nel sud Italia, quando si pensava che in realtà fosse solo a Lampedusa e Linosa i due unici luoghi di deposizione delle tartarughe marine. Oppure l'enorme crescita del camoscio appenninico, che è stato quindi tolto dal rischio di estinzione perché era concentrato in un'unica popolazione, questa popolazione è stata suddivisa in varie metapopolazioni che sono autonome nel caso di infezioni, sicuramente almeno una di esse si salva e quindi è possibile avere di nuovo un ceppo
di riproduttori. Penso che siamo arrivati ormai a 2000 camosci appenninici sull'Appennino, da 500 grazie a questi progetti LIFE. Quindi un grande successo. Poi anche tantissime tecnologie sono state sperimentate. La questione dell'orso sulle Alpi, erano rimasti solo due orsi nel parco della Damello Brenta, grazie a quell'opera di ripopolamento che è stata tra l'altro anticipata da dei sondaggi sul posto, per cui tutto ciò che è successo successivamente, anche le questioni insomma, di cui siamo stati interessati dalla stampa quando questi orsi hanno cominciato a diffondersi naturalmente, erano tutte già state previste, se non sbaglio. E sono, penso siano ormai 40 gli orsi bruni sulle Alpi. Ecco, insomma, potrei continuare, ma sarebbe assai noioso, potrei continuare parlando di tutti quei progetti su specie che nessuno si sarebbe filato, ad esempio chirotteri, i pipistrelli non sono molto amati dalla popolazione, eppure grazie a LIFE è stato possibile fare dei progetti molto utili per conoscere anche questi animali che sono veramente ancora sconosciuti in molti aspetti della loro vita. Così come le specie di insetti, grazie a LIFE oggi abbiamo degli strumenti anche di citizen science, cioè delle applicazioni da mettere sul cellulare che ci permettono di riconoscere gli insetti, quelli della direttiva Habitat, quelli protetti più rari. Quindi veramente tantissimi risultati. Quindi spero che anche voi potrete far nascere queste iniziative in Puglia, in Italia, eccetera, che sono veramente lodevoli. Quali sono le caratteristiche principali dei progetti LIFE? Allora, abbiamo detto che anche gli enti privati possono partecipare. Comunque è un finanziamento che è stato molto gradito dagli enti pubblici. La durata media dei progetti è circa 3 anni e mezzo, dal momento di inizio al momento di fine. Non comprende l'elaborazione, come ho detto. Poi non è obbligatorio il partenariato internazionale, quindi è possibile fare progetti anche locali. È possibile presentare il progetto in lingua italiana, eccetto la parte di sintesi del sommario. Il cofinanziamento è fino al 60%, quindi è cresciuto rispetto agli anni precedenti, alla precedente periodo di LIFE che è terminato nel 2013. Con la nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020 è stato aumentato il tasso di cofinanziamento europeo da parte della Commissione europea. Può essere fino al 75%, questo vuol dire che su una spesa di 40.000 euro 30.000 ce li potrebbe pagare, ma l'Unione Europea, non è poco. Il cofinanziamento europeo in genere si aggira, cioè l'entità dei progetti in genere comprende progetti che hanno un cofinanziamento europeo tra i 500.000 e 1.500.000, ma sono esistiti anche progetti molto grandi, da 30 milioni di euro, come il progetto che ha interessato la lince iberica in Spagna, e grazie al quale proprio in questi giorni è stato fatto il conteggio di quante linci siano state allevate e liberate. Pensate, in questi anni sono state allevate in cattività, pensate quanto può essere difficile, non so se avete solo idea di che specie si tratta, una delle specie più elusive del pianeta, assieme al leopardo delle nevi e altre, tant'è che c'è gente che ci lavora da anni e non l'ha mai vista. E sono state liberate in natura 73 linci, quindi aumentando di molto la possibilità che questa specie non si estingua. Di queste 73, pensate, 23 sono state investite dalle auto, ecco la fatalità, quindi immaginate anche lì quanto c'è da lavorare sulle infrastrutture e sull'adeguamento delle infrastrutture al fatto che anche gli animali le usano, anche per loro sono sentieri, quindi bisogna trovare dei modi, e molti progetti italiani LIFE hanno puntato anche su questo, di adeguare le infrastrutture alla presenza della fauna per evitare queste stragi. L'orso d'Abruzzo è gravemente minacciato dagli investimenti stradali, per cui c'è
quella lodevole iniziativa Salviamo l'Orso, un'associazione che si è creata non tanto tempo fa, che proprio investe tutti i suoi sforzi anche su proprio praticamente andare a inserire dei dissuasori in certi tratti di strade che sono particolarmente frequentati dall'orso, per prevenire il suo investimento. Il cofinanziamento e la lunga durata di selezione dei progetti. Ultimamente questa durata dei progetti, della selezione dei progetti, cioè il momento dal quale noi inviamo il progetto a quando ci viene data una risposta sul suo effettivo finanziamento, è stata fino a un anno negli anni successivi. Forse da quest'anno sarà un po' più breve e quindi chi ha presentato un progetto entro la scadenza, che era ottobre, saprà qualcosa più o meno entro marzo, da quanto mi è stato detto. Ci sono delle domande? Prego. Aspetta, forse ti devo dare il microfono perché altrimenti chi... è senza voce, quindi faccio io la sua voce. Ok. Per ente pubblico si intende un ente di diritto pubblico, quindi parliamo di comune, provincia, regione, consorzio fra comuni, comunità montana se esiste ancora, parco nazionale, parco regionale, sì, potrei continuare, insomma, ecco, questo si intende. Ci sono tre, possiamo classificarci come o ente pubblico, se facciamo parte di uno di questi, oppure di privato non commerciale e privato commerciale. Privato non commerciale, chi è ad esempio? Ecco, un'associazione è un privato non commerciale per l'AIF. Un privato commerciale invece è un'impresa. Okay. Quindi queste sono le tre possibilità. Ecco. Ci sono altre domande? Allora, la prossima scadenza, più che altro la prossima partenza, cioè il bando, e questa è una notizia abbastanza importante, molto probabilmente partirà ad aprile. Questo è quanto è stato detto dal punto di contatto nazionale LIFE presso il Ministero dell'Ambiente, che ringrazio sempre per dare delle informazioni aggiornate anche via Twitter. Quindi se avete Twitter, oltre a collegarvi con me se vi interessano questi temi, cioè nelle slide il mio indirizzo, anche col National Contact Point Life, NCP Life, che vi darà molte informazioni. E, quindi se il bando aprirà ad aprile, probabilmente la fine sarà dopo 3-4 mesi, quindi parliamo di piena estate, un periodo stupendo per lavorare. Ideale per concentrarsi, quindi calcoliamo maggio, giugno, luglio, agosto, ecco, molto probabilmente se si segue la scadenza degli anni scorsi chiuderà ad agosto, forse, comunque, più o meno, ecco, questa è circa 4 mesi. Sì. Vi faccio 3 esempi di progetti finanziati gli anni passati, presi dal database dei progetti LIFE. Voglio innanzitutto farvi una panoramica di LIFE e poi dopo di natura e biodiversità, quindi 3 esempi di 3 tipi di progetti diversi. Il primo era sulla prevenzione, recupero e riciclo dei rifiuti nella grande distribuzione organizzata, con particolare attenzione alla componente organica nella provincia di Brescia, ovvero i supermercati, dopo un po' che il carciofo sta lì e non viene venduto, devono buttarli da qualche parte. Cerchiamo di fare in modo che questo sia una gestione che dal punto di vista dell'ambiente sia efficiente, che non andiamo a sprecare risorse, che lo facciamo bene e che evitiamo che tutti questi rifiuti si generino, anzi. E questa è la componente, diciamo, di LIFE dedicata a ridurre l'impatto delle attività umane. Questo è un piccolo esempio. Poi un esempio invece di progetto naturalistico, quelli che ci interessano a noi, del comune di Stintino in Sardegna, migliorare lo stato di conservazione di 2 habitat prioritari e 4 specie di uccelli incluse nella direttiva uccelli, ovvero la garzetta, il cavaliere d'Italia, la sterna, nel nord della Sardegna. E questo è un tipo di progetto che capiamo bene perché più o meno siamo tutti
siamo venuti qua per questo. C'è un progetto invece che è sia naturalistico, ma soprattutto la sua differenza è quella che è legata alla comunicazione, il progetto Fahrenheit. Il progetto Fahrenheit del CTS Ambiente è un progetto invece per la comunicazione di Natura 2000, in particolare nell'ambito agricolo, quindi informare, sensibilizzare gli operatori agricoli circa Natura 2000, nelle aree rurali. Quanti di voi conoscono Natura 2000? Qualche timida risposta, cioè, quindi immagino che altri non l'abbiano detto perché sono discreti, quindi cioè, circa metà di voi la conoscono. Natura 2000, se ci occupiamo di progetti LIFE, è importantissima ed è la rete istituita dall'Unione Europea e dagli Stati membri e dalle regioni di aree protette, istituita ai sensi della direttiva Habitat e Uccelli, ovvero si è usciti dalle questioni amministrative e si è detto, bene, prendiamo una mappa, prendiamo il territorio, istituiamo, facciamo dei confini in tutti i luoghi che rispondono a questo criterio, presenza di habitat indicati nell'allegato 2 della direttiva Habitat, presenza di specie indicate nell'allegato 1 e nell'allegato 1 della direttiva Uccelli. Metti un punto, c'è o non c'è quella specie, quell'habitat? Bene, non c'è, è fuori. Perdi un punto, dentro, quindi facciamo dei confini. Ecco, questo è stato un processo molto lungo che ha impegnato gli Stati membri per molti anni e che ha portato in Italia all'istituzione di circa 2500 siti Natura 2000, che si differenziano in due tipi. Aree per la tutela degli uccelli, quindi aree in cui sono presenti uccelli rari, minacciati e che necessitano, protetti dalla direttiva uccelli, e sono le cosiddette ZPS, di cui la Puglia è piena, ad esempio l'enorme ZPS della Murgia, istituita per tutelare l'habitat steppico dove vivono moltissimi uccelli passeriformi e non solo legati all'ambiente steppico. È una delle più grandi ZPS in Europa. Oppure i famosi SIC, cioè siti di importanza comunitaria per gli habitat e le specie non uccelli ma le altre presenti dentro. Ecco, entro nel gergo tecnico, come vedete, uno degli ostacoli alla europrogettazione. LIFE ha dei canali preferenziali per i progetti che insistono su queste aree Natura 2000, quindi è importante utilizzarli. Alcune parti della linea guida sono proprio dedicate a spiegare cosa si aspetta la Commissione Europea come progetti per Natura 2000. Natura 2000 che è definita la pietra angolare della politica europea di conservazione della natura. Pensiamo che quasi tutti i luoghi più belli d'Italia sono aree Natura 2000. Dal punto di vista naturalistico, secondo voi, quali sono ci sono posti che vi ricordate perché siete stati in vacanza o perché vi piacciono? Prego, ditemene uno. Le Egadi. Le Egadi, non so se sono vari siti Natura 2000, ognuno in ogni Favignana, Levanzo, Marettimo. In particolare Marettimo è una ZPS per l'Aquila di Bonelli, che nidifica, va, mi sa, sulle scogliere dolomitiche di Marettimo, e poi anche per l'uccello delle tempeste, che è questo piccolo e misterioso uccello che vive nidifica nelle grotte di Marettimo. E poi sono presenti vari SIC legati alla presenza di Posidonia, e quindi vediamo che Natura 2000, oppure altri luoghi? Ventotene, sì, tant'è che è stato fatto un progetto LIFE a Ventotene anni fa, che penso sia una ZPS per gli uccelli migratori, perché è un luogo particolarmente sensibile, dato che è l'isola che riceve maggior transito, diciamo, migratori, tant'è che c'è presente una imponente stazione di inanellamento e anche un museo molto interessante, sia per gli habitat marini che circondano l'isola. E zone invece montane e terrestri? Vi viene in mente qualche luogo particolarmente bello che ricordate?
Andate sempre in spiaggia voi, no? Parchi abruzzesi, ad esempio a Maiella, sì, moltissime sono ZPS, molti sono SIC. In genere le ZPS sono un po' più grandi, proprio perché tutelano habitat di uccelli, che è una specie, che è una, diciamo, un tipo di animali che si muove più degli altri, e invece i SIC sono in genere limitati, un po' più limitati, ecco, perché certo rari casi contengono specie meno vagili e habitat che comunque stanno fermi. E quindi la Natura 2000 è importantissima. Come vediamo, di questi tre progetti, due erano su Natura 2000. A questo punto vediamo praticamente gli ultimi progetti approvati. Pochi mesi fa sono stati approvati i progetti che sono stati presentati nell'anno 2013. È stato fatto quindi un comunicato stampa da parte della Commissione Europea, che ho qui, dove in estrema sintesi sono stati riassunti i progetti finanziati. Quindi sia LIFE, quelli per l'industria, per ridurre l'impatto delle attività umane, sia quelli per la natura, sia quelli per la comunicazione. E adesso, grazie a due almeno di voi tutor, vi do un foglio di ognuno di questi comunicati stampa. Sì. Magari è meglio forse staccate i fogli così. Ok, grazie. Do un foglio ognuno, tanto fronte e retro, di vari. Esatto. Magari se c'è un altro di voi che può dare una mano, così velocizziamo la... Vi do poi, una volta che l'avete ricevuto, 3 minuti per leggerlo. È importante che vediate anche in questa fase i progetti, non solo quelli naturalistici, così avete un quadro generale per poi entrare nello specifico. Ad alcuni di voi capiteranno solo quelli naturalistici, ad altri solo quelli legati alla riduzione dell'impatto delle attività umane. No, dovreste staccare un foglio e dare un foglio a ciascuno, così, oppure lo fate fare a loro, perché altrimenti non si riesce a leggere. Intanto metto lo stesso file sullo schermo, così si vede. Ovviamente qui chi ci segue in streaming dovrà aspettare 3 minuti che finiamo di leggere, altrimenti può andare nel sito della Commissione Europea e cercare questo comunicato, anche se ci metterà forse di più. Quindi intanto lo metto a schermo intero qua, così. Quindi date una lettura sia a quelli da un lato che dall'altro del foglio, che sono sintesi di 5 righe di progetti molto più corposi, ovviamente. Così avete un attimo una panoramica su questa tornata di progetti approvati nell'ambito di LIFE più, quindi del precedente strumento finanziario. Thank you.
Bene, vedo che avete terminato di leggere queste sintesi estreme di progetti. Allora, vorrei sapere da voi qualche esempio che vi ha colpito perché vi è sembrata una buona idea. Chi è che vuole iniziare rompendo il ghiaccio? Aspetti che le devo dare il microfono. No, perché purtroppo mi hanno obbligato a passare il microfono. Sì. Grazie. Magari se qualcuno di voi dell'AISA mi può fare da portatore di microfono, grazie. Prego, prego. Questo qui della stazione sperimentale industria delle conserve alimentari, che poi nella prima pagina. Sì. La produzione di una biovernice ottenuta dai rifiuti di pomodori e il suo utilizzo come rivestimento nei contenitori metallici per gli alimenti. È un'idea sicuramente innovativa. Questo fatto di rifiuti di comunque materia, cioè dei pomodori stessi che serve poi per, esatto, magari i contenitori che potranno ad esempio conservare i pomodori stessi, no? Sì, questo quello, discorso è proprio per raggiungere un'economia circolare, un riutilizzo, un riuso, e quindi attraverso il finanziamento LIFE si cerca di sperimentare in modo dimostrativo e pilota un'idea, una nuova tecnologia, per questo quindi rientra nell'ambito dei progetti LIFE, cosiddetti ambiente, cioè ambiente nel senso riduzione dell'impatto delle attività umane o dei processi umani. Da chi è proposto? Questo qui dalla stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari. Bene, quindi è probabilmente un privato, però generato da un pubblico, ad esempio, potrebbe essere un centro di ricerca privato. Ecco. E, altre idee, altri progetti che vi sono sembrati interessanti, sia naturalistici che non? Ecco. Un attimo solo. Era una specie di domanda, ci sono tre macro aree, ho notato, tipo LIFE natura, LIFE politica e governance ambientale. Sì, dopo lo vedremo, ve okay. Ne parlerò. Fammi un esempio, già che hai il microfono, un progetto che ti è sembrato. Io ne ho letti diversi, interessanti. Mi ha colpito quello a proposito della salvaguardia delle dune costiere. Dove? Dove verrà svolto? Fra le righe dovresti. Ecco, allora il comune di Sant'Anna Resi. Sì. Che cosa farà questo progetto? È incentrato sulla gestione e tutela delle dune della Sardegna sudoccidentale, un habitat soggetto a notevole pressione, come tutte le dune costiere italiane, e a causa del turismo di massa. Obiettivo principale del progetto è l'applicazione delle migliori pratiche e azioni dimostrative per proteggere gli habitat, in particolare le dune costiere coperte da una macchia a ginepro. Ecco, quindi questo è un progetto che ci interessa molto. Da chi è stato proposto? Chi sarà il capofila? Comune di Sant'Anna Resi. Ok, un comune sardo, che sicuramente ha degli altri partner, forse, del territorio o anche non, che quindi ha voluto, a livello locale, avete letto bene, utilizzare buone pratiche, quindi cosa vuol dire? Che loro si ispirano a progetti già svolti, dove sono state sperimentate tecniche di recupero o di mantenimento delle dune, quindi in questo caso è un tipico progetto naturalistico che non ha un grado di innovazione particolare, perché utilizza delle buone pratiche già diffuse. E questo è possibile e quindi loro hanno sfruttato questa opportunità. Bene, un altro progetto. Un attimo che ti passano il microfono, grazie alla collega che te lo sta portando. Dicevo, il primo progetto sembra molto interessante per quanto riguarda l'utilizzo delle biomolecole. Quali polifenoli nell'agricoltura sia convenzionale che biologica. Con che fini? Con che fini? Diminuire l'utilizzo di pesticidi o comunque di formulazione chimica.
Quindi utilizzare i polifenoli che sono già esistenti in natura come sottoprodotto, come... Sì, no? Dalle biomasse non utilizzate, sia per quanto riguarda il comparto dell'agroalimentare, della filiera, altri rifiuti comunque, dall'estrazione delle biomolecole attive nei composti organici di rifiuto. Quindi utilizzate come... protettori, come... No, come vabbè, diversi usi da ricondurre genericamente al pesticida, però è molto riduttivo dire solo pesticidi, perché comunque dal fitopatogeno oppure alla prevenzione anche per quanto riguarda l'attacco da parte di agenti abiotici, non solo biotici ma anche biotici, e quindi l'utilizzo delle biomolecole in questo senso. Bene, da chi è stato Università pensato? Di Firenze, Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente. Ecco, vediamo, in questo caso è stato un dipartimento universitario che quindi sperimenterà questa tecnica, di cui sa già forse bene o male il funzionamento, perché i progetti LIFE non sono progetti di ricerca, sono progetti che vanno a risolvere un problema sperimentando una tecnica che bene o male si sa che può andare. Ecco. E quindi... poi già indicano comunque le specie coltivate su cui intendono poi applicare questi dati sperimentali, quali l'olivo, il kiwi, patate e tabacco. Quindi hanno un ampio spettro di indagine. Utilizzo. Quindi, interessano diverse specie vegetali. Ok, questa è proprio una fase, quindi suppongo che avrà una fase sperimentale di almeno un paio d'anni, dove queste molecole erano estratte e utilizzate per vedere, quindi nella valutazione finale del progetto bisognerà poi dare dei dati sull'utilità effettiva di questa cosa per ridurre l'ambiente. Grazie. Un altro progetto che vi è piaciuto, tra quelli che avete letto, prego. Ce n'è un altro, pagina 3, che si chiama Life Rinasce, presentato dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale. In pratica, in realtà, credo abbia molto a che fare anche con la prevenzione del territorio. Il progetto si propone di ridurre i rischi di inondazione, di assicurare un buono stato ecologico delle acque nella pianura padana, grazie a un ripristino ecologico della rete dei canali e alla gestione della vegetazione. Mira a dimostrare la fattibilità e i benefici ambientali e socio-economici di tali misure in una grande pianura alluvionale. Quindi in realtà anche sul dissesto idrogeologico forse si potrebbe lavorare, visto anche l'attualità del tema. Quindi fammi capire, questo progetto intende, diciamo, attraverso un restauro naturalistico di questi corsi d'acqua... Diciamo, dei vecchi canali che erano andati in disuso, e la gestione della vegetazione relativa ai canali. Vogliono dimostrare, diciamo, la fattibilità di un sistema di gestione idrico che riduca la possibilità di inondazione che è un principio, insomma, già abbastanza assodato, però in questo caso ci saranno di collegarlo al rischio idrogeologico, diciamo, del territorio. Vediamo come spaziano questi progetti da degli ambiti veramente produttivi a degli ambiti invece più di tutela del territorio, a quelli di più di tutela degli habitat, ma non c'è un esempio anche di tutela di specie? Chi ne fa uno? Vuoi tu? No. Life Pluto, per esempio, obiettivo principale del progetto è favorire la conservazione degli orsi bruni, dei lupi e dei rapaci spazzini in Italia. Dove? Applicando ente Gran Sasso e Monti della Laga. Quindi fondamentalmente per contrastare l'uso illegale dei veleni, appunto, poi c'è un elemento essenziale, dice appunto, del progetto, sarà l'impiego di squadre dotate di cani antiveleno su gran parte del territorio italiano, ma ce ne sono appunto anche altri che riguardano proprio specifici, ho letto, mi sa ce n'era uno sulla protezione. Quindi, questo progetto proposto dall'ente Parco Gran Sasso Monti della Laga, come capofila, ha come obiettivo proprio di ridurre l'impatto dei bocconi avvelenati attraverso l'uso di squadre, proprio di cani addestrati, che è, insomma, una cosa che ha funzionato, è già stata sperimentata, quindi anche in questo caso si tratta di una buona pratica che viene diffusa e implementata ulteriormente. Molto utile. Ne volevi citare un altro? No, c'è subito quello seguente, appunto, che
mira a contrastare gli impatti negativi dell'introduzione di specie esotiche negli habitat, negli habitat locali. È una cosa appunto di cui noi ci occupiamo normalmente, nel senso ce ne siamo occupati all'università, insomma ce ne occupiamo, quindi dice obiettivi generali sono la riduzione e l'eliminazione delle minacce che gravano sugli habitat, fondamentalmente la presenza di piante invasive, il ripristino e il recupero delle aree sensibili. A questo proposito posso dire che un altro progetto, per esempio, per quanto riguarda le specie invasive, soprattutto dal punto di vista botanico, quindi specie invasive, quindi si parla di flora invasiva, sì. L'eradicazione effettivamente, nel senso con metodi appunto eradicativi, praticamente insomma costa moltissimo e si è visto che non ha un effetto, cioè nel senso è difficilissimo eradicare piante che sono invasive una volta che sono già invasive, sono nel posto, cioè nel senso proprio perché la loro capacità di invadere, quindi magari lì le azioni dovrebbero essere a monte, nel senso una volta che abbiamo già la specie invasiva la possiamo solo magari monitorare a livello di piante, sto parlando perché è veramente difficilissimo. Sì, e prevenire l'introduzione, nel senso cosa che in Australia ad esempio si fa, all'ingresso dei sentieri ci sono quelle specie di spazzole per evitare di diffondere i semi eccetera, e in Italia invece le usiamo le specie invasive a volte, perché ad esempio il Caproprotus edulis, non so adesso come si chiami perché ha cambiato nome, e viene il fico degli ottentotti, diciamo, quella bella pianta grassa che fa quei bellissimi fiori, viene messa proprio negli stabilimenti balneari per dare un po' di colore, ma poi insomma è veramente invadente, e quindi sì, progetti in questo senso sarebbero sicuramente graditi e apprezzati. Se potevo dire una cosa, ho notato che anche il progetto Sun Life, per esempio, che ha fatto la regione Umbria sul servizi naturali e zootecnia, cioè nel senso il progetto principale, ho notato come sia, il progetto è finalizzato a conseguire e mantenere uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat delle specie di tali siti grazie all'elaborazione di misure di conservazione mirate al ripristino della connettività e delle funzionalità ecologiche che sono inside nel progetto Natura 2000. Cioè, nel senso, ho visto la funzione fortemente è stata voluta dai siti Natura 2000 appunto per aumentare la connettività ecologica delle grosse aree. E quindi sto notando come loro hanno preso questo, nel senso, questo principio, valore, questo principio, obiettivo, questo obiettivo che già fa parte, insomma, del per renderlo operativo, cioè questo esatto. È magari un esatto, perché appunto è vero che con i progetti LIFE non dobbiamo fare cose obbligatorie per legge, perché nel senso se c'è una discarica abusiva non possiamo chiedere all'Unione Europea i soldi per togliere la discarica abusiva che danneggia le dune, no, ovviamente è ridicolo, cioè, lo dobbiamo fare comunque, ci sono enti che devono farlo già di per sé, però possiamo utilizzare il Fondo Europeo per appunto implementare certi obiettivi che sono obiettivi senza un'operatività, se non c'è un progetto che viene attivato per ad esempio la connettività ambientale dei siti Natura 2000. Mi sembra che il progetto che tu citi sia un progetto di un altro tipo, sempre natura, però è un progetto di gestione, cioè che mira a migliorare la gestione di un'area grande, un'area vasta come quella regionale, quindi è un progetto di sistema, insomma, un po' non locale, ma è proprio un progetto regionale, ecco, come istituzione, quindi che cerca di andare oltre l'obbligo che hanno le regioni di tutelare la rete Natura 2000 per fare qualcosa di meglio, qualcosa in più. E se non sbaglio è un progetto in cui è partner anche la società Comunità Ambiente, che è la società in cui io sono cresciuto, diciamo, nei 6 anni in cui lavoravamo per la Commissione Europea, sono molto in gamba. Bene, quindi direi che c'è una bella carrellata di progetti. Ci sono delle domande che sono scaturite dalla lettura di questi semplici esempi? Prego, grazie per passare il microfono. Sì, a me è sorta una domanda riguardo al progetto Snow Life. Sì, puoi avvicinarlo un pochino di più che... Proposto dal progetto Snow Life, proposto da un'azienda siderurgica, che stabilisce praticamente, cioè vorrebbe abbattere le emissioni bianche, di scorie bianche del 30-50%, scorie prodotte dalle acciaierie durante il processo di fabbricazione.
Quindi questo praticamente andrebbe in qualche modo a cozzare con l'idea di chi inquina paga? Oppure è semplicemente la necessità, cioè bisognerebbe in qualche modo coinvolgere l'azienda all'interno del progetto, quindi far vedere che l'azienda ha interesse nel migliorare la sua situazione e ciò che produce insomma, all'interno del suo processo produttivo. Questo progetto è proposto dalla stessa azienda? È proposto azienda. Da un'azienda siderurgica. Quindi l'azienda stessa si è fatta autocritica e ha detto com'è che io posso ridurre questo impatto di queste scorie in un modo che sia efficiente, efficace, eccetera. È possibile, la domanda è questa, è possibile che io azienda metto in campo un'iniziativa pilota che va oltre quello che io potrei fare con le mie mani per risolvere un problema che non abbiamo solo noi, ma hanno altre aziende siderurgiche? Allora, in questo senso il progetto, cioè, rispetta il principio chi inquina paga, cioè loro sono coloro che inquinano, quindi pagano, diciamo, mettendosi il loro cofinanziamento nel progetto, perché appunto il progetto è un investimento, anche perché non tutto te lo paga l'Unione Europea. Mostrano una loro volontà di migliorare, insomma. Esatto, e quindi di sfruttare questa opportunità. Di questi progetti ce n'è tantissimi e le imprese italiane sono molto attive, anche persone famose, nell'utilizzare i finanziamenti LIFE negli ultimi anni, perché si sono resi conto che è uno strumento molto pratico per appunto realizzare dei loro sogni ambientali, e che non avrebbero le risorse o la volontà di risolvere da soli. Quindi ci sono tantissimi esempi di questo tipo. Uno di questi ce l'abbiamo tutte le volte, entriamo in un supermercato. La frutta dove sta ultimamente, negli ultimi anni, nei supermercati? Dentro a cosa sta quando andiamo i mandarini in questa stagione, dove li mettono? Dentro delle cassette. Queste cassette di che materiale sono? Nei supermercati? Ora plastica. Sono cassette pieghevoli. Sono cassette che una volta utilizzate, che possono andare dal campo dove vengono riempite a volte si fa così, direttamente alla distribuzione. Cassette pieghevoli, lavabili, per cui non trasmettono funghi, batteri, che invece è importante tenere distanti dalla frutta. E quelle cassette lì sono il risultato di un progetto LIFE di un'azienda ferrarese che anni fa si pose l'obiettivo di ridurre tutto l'impatto di quelle quantità enormi di cassette di legno che venivano utilizzate una volta sola e che poi venivano bruciate, compresse, non si sapeva mai dove metterle, che tuttora esistono. Però oggi la grande distribuzione organizzata utilizza tutte cassette di quel genere lì, nate quindi da questa esperienza di un LIFE. Che nel suo piccolo generò questo brevetto, generò questa competenza. Quindi una cosa che possiamo vedere tutti i giorni e che corona, insomma, questi risultati. Avete delle domande? Prego, c'è un'altra domanda. I progetti LIFE possono coprire costi di brevetto? Una domanda molto specifica che tratteremo quando parleremo nel budget. Le spese cosiddette ammissibili sono elencate in un documento che sono le regole dei LIFE. E questo documento ci mostra anche, ad esempio, se le spese di brevetto sono accessibili, sono ammissibili. Grazie. Prego. Domande sui progetti che abbiamo visto? Esiste un massimo di progetti che annualmente, ad ogni ciclo, viene approvato dall'Unione Europea? No, nel senso, il limite è la quantità di soldi resi disponibili dall'Unione Europea per quell'anno. Quindi l'Unione Europea definisce ogni anno la disponibilità, che in genere è sui 260-280 milioni di euro come proprio cofinanziamento dei progetti di quell'anno. Esatto, quindi i progetti, viene fatta una graduatoria dei progetti partendo dal migliore al peggiore, dove in una colonna c'è il titolo del progetto, il suo codice, eccetera, nella colonna a destra c'è quanto costa alla Commissione Europea. Quindi vengono
messi in ordine di bontà, quindi con quelli che hanno punteggio maggiore in alto, e il loro costo. Quando si va esaurendo la cifra annuale, quella è la linea che separa quelli che entrano da quelli che non vengono approvati. Esatto. Prego. C'è da dire che sono già le 11:15, forse ci vorrebbe un caffè. Però prima vorrei chiudere questa parte con una buona notizia, cioè questa. L'Italia è il leader incontrastato dei progetti LIFE in Europa. È il paese che proprio sbanca la Commissione Europea, non sa più come fare, quantità enormi di progetti, tutti molti buoni, quindi insomma, sono in imbarazzo. Perché? Perché negli ultimi anni un quinto, un quarto dei progetti approvati a livello europeo erano italiani. Quindi immaginate che ogni Stato membro versa all'Unione Europea dei soldi per questi progetti. L'Italia, che sappiamo è sempre il fanalino di coda per molti finanziamenti europei, nell'ambito del LIFE è il contrario. Cioè c'è l'assalto alla diligenza, molti progetti sono buoni e quindi c'è una grande quantità di progetti che vengono approvati, utilizzando risorse che altri paesi non utilizzano. Vi faccio vedere questa diapositiva che illustra il rendimento dell'Italia negli ultimi anni. Cioè, vedete nella colonna blu il numero di progetti, compresa l'Italia, approvati nell'anno corrispondente, e nella colonna rossa vedete quanta parte di questa colonnina blu è invece italiana, cioè di progetti approvati italiani. Vedete, su 202 40, su 248 52, su 225 47, potevo fare il grafico in una maniera migliore effettivamente, ma comunque avete capito quello che avevo detto. E quindi è sempre un successo. Questo successo è anche della Spagna, anche la Spagna ha un ottimo risultato, quindi dobbiamo dirla tutta. Invece se facciamo riferimento alle regioni, considerata l'ubicazione del proponente capofila, le regioni che ne hanno avuti approvate di più, e vi faccio vedere questa slide un'elaborazione del National Contact Point LIFE del Ministero dell'Ambiente, che ringrazio, e vediamo che l'Emilia-Romagna è la regione che ha più avuto progetti approvati. Da questa slide non capiamo se è perché ne presentano di più o se perché sono più bravi, perché non è detto, insomma. E quindi vediamo, insomma, che insomma, un buon cliente di LIFE è l'Emilia-Romagna, ecco. Un cliente che diciamo utilizza poco LIFE è la Calabria. Quello che lo utilizza in maniera intermedia è la Puglia, e così le altre regioni. I motivi possono essere più diversi. Tra l'altro, negli ultimi anni l'Italia ha proposto tanti buoni progetti che l'Unione Europea ha dirottato delle risorse destinate ad altri paesi all'Italia. Vedete qui i dati. Una cosa che ancora non vi ho detto è che oltre a un'allocazione di risorse annuali a livello europeo, cioè 280 milioni di euro per tutti i progetti LIFE di quell'anno, l'Unione Europea ha dato delle allocazioni nazionali, cioè ha detto Italia, io ti do, dato che siete 60 milioni, avete un sacco di siti Natura 2000, vi do 25 milioni di euro, cioè dedico 25 milioni di euro ai vostri progetti LIFE. Liechtenstein, siete intrigati, ti do 200 mila euro. Oppure Belgio, siete pochi e siete piccoli, vi do 5 milioni di euro. Ok, ogni anno quindi un'allocazione nazionale. L'allocazione nazionale per l'Italia era negli anni passati dai 16 ai 18, ai 22, 21, 23 milioni di euro dedicati. Alla fine dei conti, invece, l'ammontare complessivo dei cofinanziamenti è stato molto più alto. Invece che 22, l'Unione Europea ha dato 48. Invece che 21, 49, insomma, ha sempre dato di più di quanto era stato stabilito, perché appunto c'era una grande quantità di progetti buoni, quindi ci sono paesi che hanno utilizzato meno i loro soldi a disposizione e quindi i soldi rimasti sono stati dirottati a progetti buoni italiani. Questa allocazione nazionale rimarrà anche fino al 2020.
17, poi dopo sparirà perché si sono resi conto che effettivamente non funziona, perché appunto non c'è una competizione, insomma, a livello europeo, ci sarà una competizione paritaria a livello europeo, indipendentemente dal paese. E, se vediamo invece la tipologia di beneficiari italiani, il National Contact Point ha fatto questa suddivisione che forse con la luce non si vede molto, però sostanzialmente le imprese sono circa il 30%, gli enti pubblici sono circa tutta questa fetta che va qui circa il 40%, poi ci sono anche le università che sono il 12%, centri di ricerca, associazioni, quindi una gran quantità di tipologie diverse di enti. Detto questo, io direi di fare una sosta, se siete d'accordo. Siete d'accordo? Breve, però, massimo 10 minuti, per prenderci un caffè qua, non andiamo lontano, e poi tornare e entrare ancora di più nello specifico di questa lezione. Grazie.